dopo il successo dell'Onore e Rispetto. Gabriel Garco torna con una storia piena di passione, pathos ed action. In questa nuova avventura, Gabriel ha una partner d'eccezione. Manuela Arcuri. Finalmente ti ho trovato. Non ti lascerò più andare via. Il mio personaggio è Carmen Tabacchi. Se lo starvino ci ha messo l'acqua. Ragazzi, come sei bella! Carmen, nel corso di questi anni, passa dall'essere una povera ragazza... A per me, sei buona come il pane. Sì, ma non so pane per i denti tua, Ninè. Fino ad arrivare a essere una signora dell'alta società borghese. Come ti senti? Sto bene, sì. Il bimbo? Sta bene anche lui. Oh, ok, perfetto. Pronti? Azione! Signori, si sta offendendo la divisa che porto. Io sto parlando con voi, non con la vostra divisa. Se un fascista non è gradito in una casa, vuol dire che quella casa non è fascista! Il peccato fu quello del governo fascista quando nel 1938 emanò le leggi razziali contro gli ebrei. Lo Stato ci discrimina, la polizia non ci protegge e la legge ci depreda. Soffia un vento di terrore, noi ebrei siamo in balia di gente come voi. E la vergogna fu quella che provarono tutte le persone per bene dopo l'emanazione di queste leggi. Ah, messa la storia dei giudei messa proprio qua. Sì, sarò pure ignorante, ma proprio nulla capisco. Un ebreo non può curare gli ariani. È proibito, potrebbe contaminarli. Il mio personaggio è stato molto difficile, sono cattivo, senza scrupoli. Oh! Ah! Vito, no! Negativo al 100%. Fare la puttana per pagare il debito del bisonte. Spero da una parte che se arriverete ad odiarmi, allora vuol dire che l'ho interpretato bene. Gli esseri inferiori come te non dovrebbero esistere. Carmen è una donna straordinaria. La sua caratteristica è la forza. Adesso che facciamo? Adesso ci tocca a vivere, Giacca. Ricorda i personaggi che hanno fatto la storia del cinema italiano. Più uomini si innamorano di Carmen. Il peccato e la vergogna è stato diretto da due registi, Luigi Parisi. Azione macchina! E Alessio Inturri. Prima becchi e non te gira mai dall'altra parte e casca per terra. È un colossal. Sono circa 10.000 costumi in 340 ambienti. Mai come in questa fiction, scenografia, trucco e costumi hanno contribuito alla realizzazione di una grande fiction straordinaria che poi il pubblico scoprirà puntata dopo puntata. La storia è bellissima, il cast è eccezionale, pieno di attori di straordinaria bravura. C'è una straordinaria Giuliana De Silva. L'amore no, l'amore mio non può. Siamo in un momento della storia italiana, forse tra i più cinematografici, cioè la guerra, le persecuzioni razziali. Poi una spiritosissima Eva Grimaldi. Via per spagnola, ma sono nato con te molo, mentava a batti voli. Uè, e che bebè. Basta, basta, va bene così, va bene così. C'è un altro pezzettino. Una bellissima Laura Torrisi. Un'inquietante Rosalinda Celentano. Poi che dire di Valeria Mirillo, è straordinaria. Senti, prima di odiarci, come dici tu? Conosciamoci un po' meglio. E poi sono sicuro piacerà moltissimo la giovanissima Victoria Larcenko. Io non sono ebreo! Non sono ebreo! E ovviamente non bisogna dimenticare la meravigliosa Marisa Berenson. Chi sono? Una donna che è sempre stata cattolica e ha scoperto di essere ebrea. Ma
ma ci sono anche tante presenze maschili. Una grande rivelazione è stata Francesco Testa. Madamigella, desidera un passaggio? Madamigella, ci sarai. E poi non parlo con gli sconosciuti. Troppo tardi, ormai l'hai fatto. E poi abbiamo Eros Galbiati, che dopo aver interpretato La notte prima degli esami, qui è impegnato in un ruolo drammatico. Un brevissimo Massimo Venturiello. Rodrigo Duranti, fondatore di Razza Ariana, una pubblicazione che ha avuto il plauso del Duce di Italia in persona. E infine, un grandissimo Stefano Santospago. Cos'è questo? È una storia, in fondo, amorale. Si vede che nella storia i seri umani non imparano mai. È una fiction d'epoca, in un contesto storico davvero importante e realizzata con grandi menzioni. Da non perdere. Ora di più non posso dirvi perché la fiction è piena di colpi di scena. Poi dovrete giudicare voi. Entro 2 ore i camion devono partire con tutti i prigionieri. Haben Sie verstanden?